Diamo dunque uno sguardo al TOS 4.0, il sistema operativo che alberga nei NAS di Terra Master. Ha una grafica che è cambiata notevolmente negli anni, molto più moderna. Primo avvio, subito TOS Aiuto, ovvero una guida al TOS, come capire le funzionalità e quant'altro. Noi chiudiamo questa schermata. Abbiamo il desktop caratterizzato dallo sfondo. Sulla parte destra trova subito posto un task manager dove poter vedere subito con il colpo d'occhio le funzionalità del sistema, quindi la salute del sistema, in questo caso come possiamo vedere dal pollice rivolto verso l'alto tutto funziona correttamente. Abbiamo il nome del dispositivo, la funzionalità della rete LAN, con anche gli indirizzi IP, abbiamo poi lo spazio di archiviazione occupato, in questo caso non c'è niente perché l'abbiamo appena inizializzato, e l'utilizzo in percentuale di CPU e memoria RAM. Qui invece sulla parte sinistra del desktop abbiamo il file manager che una volta aperto facendo il doppio clic non è appunto nient'altro che un explorer che ci permette di vedere i file contenuti all'interno del nostro NAS. È un po' lento in questo momento, probabilmente a causa del primo avvio. Attendiamo che parta. Eccoci qui. Quindi abbiamo la directory pubblica che viene creata in automatico dal sistema. Possiamo creare nuove cartelle, modificare, taglia, copia e incolla, classiche funzioni da file manager. Andiamo subito a vedere le applicazioni disponibili per questo prodotto di Terra Master. Anche in questo caso l'avvio è un po' lento, probabilmente anche forse in questo caso perché è il primo avvio, quindi starà inizializzando tutto quanto. Attendiamo. Ecco le varie applicazioni che possiamo installare all'interno di questo prodotto. Possiamo notare come negli anni siano aumentate, non siamo ancora a livello di QNAP, Synology e Asustor per quanto riguarda il quantitativo di applicazioni, ma sicuramente abbiamo applicazioni a sufficienza per poter effettuare tutte le varie operazioni classiche che si possono fare con un NAS. Abbiamo dal Plex Media Server, quindi anche per godere di contenuti multimediali, servizi FTP, iTunes, possiamo ospitare un sito web, quindi creare un sito web con WordPress, database e quant'altro. Come potete vedere, sono PrestaShop anche per un e-commerce. Comunque, nel tempo sono aumentate sicuramente anche le applicazioni, tra l'altro graficamente è molto molto gradevole. Abbiamo ovviamente il cestino, poi il pannello di controllo che è un po' l'anima di tutti i NAS. Pannello di controllo che ricorda quello visto anche in altri prodotti della concorrenza. Abbiamo nella prima parte lo spazio relativo agli utenti, in questo caso ho chiamato privilegi, agli utenti, ai gruppi di utenti e alle cartelle condivise, quindi si possono creare, modificare, cancellare le cartelle, così come ovviamente i vari utenti. Possiamo inserire nome utente e password, ovviamente. Poi abbiamo i vari servizi di rete, tra l'altro comodo anche il menu qua sulla parte laterale, servizi di rete, quindi rete per l'appunto, il nome del dispositivo che viene visualizzato sulla rete, le informazioni relative alla scheda di rete installata e quindi alle impostazioni di rete con il nome utente e se utilizzato il DHCP. Possiamo ovviamente dare degli indirizzi IP manuali. Poi abbiamo anche la funzione
Wi-Fi, che però ovviamente non essendo integrata non può funzionare. Ci veniamo avvisati che l'unico adattatore supportato è proprio quello di TerraMaster. Abbiamo la zona file service, ovvero i servizi che ci consentono di raggiungere i dati sul NAS tramite la rete, quindi attivare il servizio di Windows, il Samba per poter rilevare il prodotto dai sistemi Microsoft, attivare l'AFS per Mac, servizio FTP o NFS, classici presenti in tutti i NAS, porta Telnet SSH per l'accesso sicuro. Abbiamo appunto anche la possibilità, come detto prima, di ospitare una pagina web, quindi possiamo abilitare il servizio web che ci abilita il protocollo proprio per ospitare sul nostro server, sul nostro NAS, un sito web. Abbiamo il servizio UPnP, poi passiamo a quelli che sono i vari menu e le sottocategorie relative allo storage. Possiamo vedere i due dischi installati, sta facendo una verifica. Abbiamo anche la funzionalità smart per quanto riguarda i dischi, come potete vedere ci sono le varie informazioni smart. Abbiamo la possibilità di creare, modificare, cancellare in questo caso il volume RAID 0 che abbiamo creato in fase di inizializzazione. Ci sono le varie impostazioni e le varie informazioni relative appunto al RAID. Poi c'è la funzione ISCSI, virtual disk, funzioni relative alle memorie esterne e funzioni di hot spare. Andiamo nelle impostazioni generali, dove possiamo modificare ovviamente la zona, la lingua, il fuso orario, informazioni relative alla velocità della ventola, che può essere gestita automaticamente in base alla temperatura rilevata dal sistema, oppure scegliere noi se farla andare a bassa velocità, media o elevata velocità. Ovviamente in base alla scelta aumenterà o diminuirà anche leggermente il rumore del prodotto. Ecco, abbiamo la possibilità di mandare in stand by i dischi dopo un tot di tempo di inutilizzo. Noi lasciamo su never perché non lo vogliamo mai far andare in stand by. Funzioni di notifica tramite email, impostazioni per quanto riguarda le sicurezze, firewall e quant'altro, aggiornamenti e ripristino di sistema. E poi abbiamo le ultime informazioni, menu, che sono appunto le informazioni di sistema relative all'hardware, come ad esempio appunto il nome del processore, la temperatura, il carico e quant'altro. Abbiamo questa funzionalità status del servizio, che è molto comoda, perché in un colpo soltanto possiamo attivare, disabilitare e vedere lo status dei vari servizi disponibili dal sistema, che il sistema ci mette a disposizione. Abbiamo poi ovviamente un altro task manager un pelo più approfondito di quello che troviamo qui sul desktop, che ci fa vedere l'attività più nel dettaglio della CPU, delle 4 core, della memoria, quindi l'utilizzo con anche il grafico, l'archiviazione di entrambi i dischi, anzi no, scusate, del volume RAID installato, la larghezza di banda e l'utilizzo soprattutto della LAN, e poi tutti i vari processi attivi, proprio come il gestore risorse di Windows, e con tutti appunto i processi, con le varie informazioni. Abbiamo infine un log eventi che registra le attività sul sistema. Abbiamo poi sempre dal desktop le funzionalità di backup, quindi possiamo utilizzare questo menu per impostare
le funzioni di Resync Server, Resync Backup, Time Machine per quanto riguarda anche Apple, oppure effettuare il backup su un dispositivo USB. E andando avanti abbiamo le possibilità di accesso remoto al sistema, quindi attraverso questa funzionalità TNAS.online abbiamo la possibilità di accedere da remoto al NAS ovunque noi ci troviamo. Basterà appunto inserire l'ID nel link che ci verrà fornito e potremo effettuare l'accesso al sistema da una posizione remota. Ovviamente è disponibile anche la funzione di DNS nel caso noi avessimo registrato un account proprio su una di queste piattaforme che ci consentono, appunto uno di questi server che ci consentono di sfruttare questa operazione. Abbiamo dato dunque uno sguardo molto veloce al TOS 4.0, sistema di TerraMaster, che come già detto negli anni è migliorato a vista d'occhio.